Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sì, buongiorno, mi trovo proprio ad Odessa e quello che vedete alle mie spalle è il porto, è uno dei pochi punti dal quale si può riprendere perché è una zona sensibile, quindi è difficile entrarci e quasi impossibile far ripresa all'interno. La questione delle mine è un problema e adesso non posso confermare quello che dice Zelensky perché non abbiamo altre informazioni in merito, ma in ogni caso il mare è minato e la Russia ha proprio recentemente detto che ha aperto un corridoio umanitario per far evacuare le navi, che sono circa 70-80 navi che sono rimaste commerciali bloccate nei vari porti dell'Ucraina con circa 300-400 marittimi a bordo. Però la responsabilità è sempre sotto l'Ucraina, quindi anche se le navi potessero muoversi in qualche modo dovrebbe scortare l'Ucraina, ma i due paesi sono in guerra e non si capisce che cosa, chi dovrà occuparsi di cosa in questo momento. E poi qui comunque il problema è il problema dello stoccaggio di tutto il grano, di tutte le granaglie, il materiale che è rimasto bloccato nel porto e che non ha modo di via d'uscita, perché non si parla comunque di una soluzione della situazione dell'export del grano e dell'orzo e di tutti gli altri prodotti che a livello mondiale sono vitali per quanto riguarda il commercio. Che dicevi, scusa.